La riabilitazione su base comunitaria, o RBC, è una strategia multisettoriale nata all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sostenuta poi da altre agenzie delle Nazioni Unite, quali UNESCO, ILO e UNICEF. La strategia è nata per risolvere un problema. I centri di riabilitazione fisica o socio-economica spesso si trovavano, o si trovano ancora, all'interno delle grandi aree urbane, dove però vive solo una percentuale minoritaria della popolazione. La RBC, quindi, pone l'attenzione su due variabili fondamentali: lo sviluppo delle potenzialità delle persone con disabilità e delle loro famiglie, la prima; la seconda, la mappatura e attivazione in rete di tutte le risorse che esistono su un territorio, dal vicinato ai vari livelli amministrativi. Da una lettura prevalentemente medica, la strategia si è pian piano spostata verso una lettura sociale, globale, di sviluppo inclusivo su base comunitaria, da qui l'acronimo SIBC, che considera non solo le persone con disabilità, ma tutti i gruppi vulnerabili, donne, anziani, immigrati ed altri. La RBC, in un certo senso, è una base di partenza per lo sviluppo inclusivo. Lo vediamo anche in Mongolia, dove i giovani con disabilità non aspettano più una pensione dal governo, ma lottano per i loro diritti. Un esempio su tutti, i ragazzi dell'associazione Utenti delle Carrozzine, che hanno ottenuto 2 posti per le persone con disabilità in ogni mezzo di trasporto pubblico.